Signori, oggi nuovo gioco che non ho mai portato sul canale, ma mi avete chiesto tipo in 12 miliardi di portarlo. In questo episodio giocherò da solo contro gente randomica, però volevo giocare con dei miei amici. Quindi scrivetemi nei commenti se si può giocare solo tramite computer o anche in qualche altro modo, non lo so, in caso mi informo. In caso me lo scrivete nei commenti. Quindi vi invito a lasciare un mi piace, un commento, condividere il video, fare tutto quello che volete e vedrete quanto farò schifo totale a disegnare. Però sono bravo a indovinare le parole, ma a disegnare faccio schifo. Iniziamo. Che figo, possiamo anche personalizzarci il personaggino. Vai, azzurro, perfetto. Il nome mi chiamo Gianfrancioschio. Allora, non ci ho mai giocato, vedo che siamo in tre. Faccio il via. Ah, devo disegnare io. Com'è il via? Allora, c'è questo, c'è questo. Signori, io ora vedrete quanto faccio schifo. Oh, sono contro Da Supreme, signori, sono contro Da Supreme. Quindi abbiamo anche Cannavaro. Ok, siamo proprio delle celebrità. Abbiamo Da Supreme, Cannavaro il giocatore, che tra l'altro ha la skin bellissima. E tipo Miao. Però non devo perdere tempo a fare la skin. Qua c'è tipo gli uccellini. Sì, questi sono uccellini, ok? Ok, sono uccellini. L'hanno capita tutti che è una maratona. Signori, provate a indovinare anche voi. Però questo l'ho disegnato io. Quindi dal prossimo provate a indovinare anche voi. Non so quanto tempo c'ho, 8 secondi. Signori, indovinate! Fate qualcosa. Don, corsa, gara. Sì, dai, dai, dai. Sì, sì, manca poco. Questi sono gli spalti. Cosa succede se non indovinano? Ci guadagno o ci perdo? Non lo so. Nel dubbio, signori, avete visto che a disegnare sono negato. In poche cose sono negato nella mia vita. Due di queste sono disegnare e la geografia. Geografia non so assolutamente niente. Ma adesso sta disegnando il buon Miao. Un saluto a Miao, che so che segue sempre i miei video. Che succede? Allora vi invito ovviamente a indovinare ciò che stanno disegnando. Ovviamente non sta disegnando niente di capibile. Vabbè, oddio, non dovrei lamentarmi io, perché proprio sono l'ultimo dei disegnatori. Proprio Picasso. Ah, cadere. Cadere. Aiuto. Ok, però sono bravi. Quello è un burrone, quello è un tipo che cade. Ah, deodorante. Deodorante. Yeah! Bravo Cannavaro. Oh, una sfida tra me e Cannavaro. Cannavaro picchia, e ha quasi 100 punti in più di me. Bello, mi piace sto giochino, stra divertente. Non quando devo disegnare, però quando devo indovinare stra divertente. Oh, c'è Stepney. Ma what the fuck? Stepney, Cannavaro, Da Supreme, Gianfrancioschio. Ok, c'ho già il titolo clickbait. Poi magari è davvero Stepney, però c'è il titolo clickbait. Piangere, lacrima. Yes, siamo a 10 punti meno di Cannavaro. Però guardate che bravo che è Cannavaro. Guardate che bravo che è Cannavaro. Allora, Clessidra, Mohawk e martellare. Dai, Clessidra. Tec, 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 tec. Oh, vedete che bravo. Bravo, bravo. Dai, Da Supreme. Da Supreme. Oh. Bravo, Master. Oh, qua devo ammetterlo, non per vantarmi, ma sono stato bravo. Lo so che dire sono stato bravo non è vantarsi, però... Oddio, come ha fatto a indovinare? Ah, il sapone? Sapone, sì. Sì, 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 sì. Yeah! Quanti punti c'ho? Sono ancora terzo. No, forse non me li ha ancora messi quelli di prima. No, dai. Dai, la mia prima partita rimarrà nella storia. Signori, fatemela vincere, vi prego. Cioè, come fai a scrivere maionese, Cannavaro? Oh, come fai a essere primo? Come fai a essere primo uno che mi scrive maionese su sta cosa? Sono terzo. Dai, sono ancora terzo. Oddio, non ho idea che roba sia. Che roba è? Ah, lo smoking. Eh sì. Sì, sono primo. No, sono secondo. Di 30 punti. Oh, non è finita, non è finita. Lucertola, nugget e iPad. Diciamo iPad. Oddio, com'era l'iPad? Sì, sembra più un tavolo, eh. Non fatemi disegnare la mia, perché non lo so. Così, così, così. Dai, sì, giusto, ci sta. E qua c'è tutto il coso. Oddio, è fatto malissimo. Che è successo? Ok, allora siamo entrati in una nuova lobby. Questa è chiaramente... Oddio, oddio, quanto è lunga sta parola. Sono curioso di sapere se qualcuno di voi l'ha indovinato. Due di loro l'hanno indovinato. No, oddio, non ho idea. Cappello A? No, è finito il tempo. Cilindro. Che stupido. Dai, era facilissimo. Vabbè, ci sta. Era stato bravo a disegnarlo. Bravo. Dai, l'ho disegnato malissimo. Comunque siamo in 8 in sta lobby. Tanta roba, ci sta, ci sta. E tra l'altro ho scoperto che si possono fare le stanze private, appunto, con gli amici. Però non so se si può giocare solo tramite computer. Non ne ho assolutamente idea. Non sta facendo niente. Ok, sta iniziando adesso. Bravo, noi siamo pronti per disegnare. Dai, facci qualcosa. Facci qualcosa. Mezzaluna. M-E-Z-Z-A-L-U-N-A. No. Ah, il coso, il... oddio, come si chiama? Oddio, gamberetto. Yes, Gianfrancioschi arriva di prepotenza.
nella partita, eppure indovina bene, Lombrico, Calamaro. Anch'io avevo pensato Calamaro, però non mi veniva in mente il nome. Bravissimo, è stato bravissimo a fare il gamberetto. E adesso vediamo gli altri quante ore ci mettono prima di indovinarlo. Ma mica sono quelli del canale di Lion, tutti i nomi. Sì, sono loro, sono strasicuro. Gianfrancioschio, 375 punti, boys. Sono pure arrivato al secondo round. Sono straultimo. Sarà un po' impossibile recuperare sta partita, dato che siamo entrati al secondo round. Devo tipo indovinarle tutte subito per primo. Ah, Granchio. Ma dai, come avevo fatto ad indovinarlo? Era la parola più stupida del secolo. Pensavo che quelli là fossero due pesci. Ho detto, ma che cacchio. Invece era il granchio. Brava, è stata brava. Oh, devo scegliere io. Via Lattea, Città del Vaticano e Campo di Grano. Cioè, io come faccio a disegnare la Via Lattea, la Città del Vaticano e il Campo di Grano, che fanno pure rima. C'ha la Via Lattea. Sì, questa è la mia Via Lattea, non indugiate. Questo è lo spazio, come faccio a fare tipo... Oddio, l'ha indovinato! No, Isabella, sei fortissima. Dai, questa è la Via Lattea, questa è la Terra, che tipo è fatta un po' così, un po' così, un po' così, giusto? Dai, chiaramente è giusto, forse, spero. Beh, che dire, noi ci abbiamo provato. Male, ma ci abbiamo provato. Ma la Via Lattea è tutta dritta da come la vediamo noi. Non credo proprio, ma va bene, lo lasceremo passare. Siamo quinti e che cosa sta succedendo? Ah, deve disegnare Kyla, che non sta disegnando niente. Quindi quante lettere sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vabbè, niente, sai che ha aggiunto FaviJ. Mi sa tanto che in questo gioco c'è molta gente che tenta di emulare quelli che appunto lo fanno. Esatto, c'era già un Fake Lion e adesso ce n'è uno di FaviJ, perfetto. Ok, però questo mi fornisce grandi titoli clickbait. Quindi, siamo all'ultimo round, o comunque uno degli ultimi, e mi sta disegnando cose un po' particolari, del tipo... Porta? Casa? Ah, chiesa! Sì, e abbiamo pure indovinati per primo e qua ci dà un botto di punti. Cioè, non arriverò mai a Isabella, che è tipo fortissima. Vabbè, mi sa che FaviJ non indovinerà mai. Esatto, rip FaviJ. Non so quanti round mancano, magari l'ultimo. Esatto, Isabella che deve disegnare, che è tipo la cosa più forte della storia. Vai, facci una... quattro lettere. Mettiamo la classica casa, neve, osso. Perfetto. Che schifo, guardatemi lì in fondo, che schifoso. Vabbè, signori, voglio fare l'ultima, nuova e ultima partita. Ah, round 1, rimaniamo con questi, ok. Allora, cosa sono i Knuckles? Lo spillo, saltare la corda. No, oddio, sì, questo è uno spillo. Questo è chiaramente uno spillo, chiaramente. Bravo, Mass. Concedetemi almeno dei punti, vi prego, indovinate qualcosa. Vi prego, indovinatemi qualcosa, non so disegnare. Devo fare un corso accelerato di disegni. Beh, che dire. Vabbè, almeno siamo secondi con 30 punti. Potrebbe essere una tattica non far indovinare gli avversari. Ora si lamenteranno un botto in the chat, però noi ci proveremo. Ah, costume da bagno. No, l'ho scritto male. Costume da bagno. Dai, potevo essere primo, l'ho scritto male, vedete la fretta. Però l'ha fatto bene, chi è che sta disegnando? Eschere. Bravo Eschere. Come fa a essere bikini, che la parola è lunga 7 km? Il Tetris non me lo indovineranno mai, secondo me. Non me lo indovineranno mai. Vabbè, proviamo. Ora, fatemi ricordare come si fanno i pezzettini. Tipo, qua c'è il mattoncino. Chiaramente il Tetris, è chiaramente il Tetris. Bravo Eschere. Che stazione. Ma questi qua non ci hanno mai giocato a Tetris. Troppo vecchio. Dai, per forza. Come che è sta roba che appena te lo dico mi dici... Vedi, bravo Estera che dice Tetris. Credo sia la rappresentazione del Tetris più bella della storia, giusto? Bravo Estera che ha indovinato, ora voglio vedere i commenti di quelli là. Sempre che non siano parolacce. Il gioco dei blocchetti da ordinare. Sì, circa. Sì, va bene. Sì, respirare. No, Detti, l'hai scritto male. Scrivilo bene. Dai. Sì, l'hai scritto male. Dai. Non so cosa fare. Un albero per far capire la fotosintesi clorofiliana che fanno gli alberi e quindi respirare. L'hanno indovinato in tre. E se guardate bene, questo albero sembra che abbia gli occhi e la testa girata. Ma ok. Sono primo. Sì. Quitta tutto, sono primo, via, non voglio startarne neanche una. Signori, non ditemi come, non ditemi perché, siamo arrivati primi, a caso,
Spero che vi sia piaciuto questo episodio. Non so quanto sia durato, credo un po', però non lo so. Editerò il tutto, farò. Io vi ringrazio per la visione. Vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero alle 2:45, con un nuovo video. E in caso, nei commenti, come ho già detto prima, scrivetemi come giocare con gli amici. Se non solo da computer, non da computer, vabbè. Avete capito. Alla prossima. Ciao.